La nevicata della nottata ha investito l'area montana della vallata Stilaro. Località Zia, Mangiatorella e Ferdinandea si sono presentate in mattinata imbiancate e le strade, invase da 15 centimetri di neve, sono subito tornate transitabili grazie all'intervento immediato dello spazzaneve che ha dato la possibilità a molti dipendenti di aziende dell'area di poter raggiungere il posto di lavoro. Alberi al limite della sopportazione, con i rami carichi di neve, strada percorribile sì, ma in alcuni punti da proseguire a bassa velocità e raggi di sole accecanti a creare immagini suggestive nel tratto tra Mangiatorella e Ferdinandea. In molti a raggiungere la neve per trascorrere una giornata diversa, specie per la gioia dei bimbi che nell'ampio spazio di Ferdinandea hanno giocato con le palle di neve e chi a divertirsi con slittini nella piccola discesa che penetra nel bosco. Siamo a Ferdinandea di Stilo, ecco, vedete alle mie spalle la neve, dietro c'è la fonderia dei Borboni. Riempita piena di neve. Domenica si sono visti anche i turisti stranieri che hanno goduto dello spettacolo, ma che hanno chiesto anche come mai questa zona non fosse sfruttata, vista la bellissima natura presentata dai boschi, le testimonianze di archeologia industriale con Chiesa Vecchia e le fonderie dei Borbone della Ferdinandea. Su ciò dovrebbe meditare l'ente Parco Naturale Regionale delle Serre Calabre per sviluppare un progetto fruibile tutto l'anno. Con l'arrivo della neve, da alcuni anni è ormai un rito preparare la granita o il sorbetto con la soffice neve, qui battezzato Scirubretta o Scirubret, da offrire a quanti giungono a Ferdinandea. Ormai quando nevica venire qui in montagna, a Ferdinandea, a Mangiatorella, a Chiesa Vecchia, a Zia, è un rito fare la sciurubretta, la neve con il mosto cotto, ricordiamo come sempre questo gelato che è un gelato che ha delle origini arabe. Sono un gruppo di ragazzi che portano il mosto cotto di Bivongi, i bicchieri, i cucchiaini e preparano la sciroubret che offrono senza alcun compenso. Certamente è il primo gelato o la prima granita apparsa su questo territorio che ricorda la presenza degli arabi già nell'anno 1000, che hanno insegnato alle popolazioni locali come trasformare in gelato questo dono della natura. Evviva la sciroubret! Certamente oggi la Shirubet è tornata a far parte delle tradizioni locali, tanto che qualche gelataio già pensa di proporlo nella stagione estiva ai tanti turisti in visita alla vallata Stilaro. Potrebbe ciò favorire nuovamente la produzione del mosto cotto e spingere quei contadini che lo trasformano ad incrementarlo su larga scala, che darebbe una nuova spinta anche all'economia. Ricordiamo che qui il mosto cotto è prodotto per abbinarlo a vari dolci tipici locali e a quelli natalizi, come la pitta di San Martino e i mostaccioli. Tornando alla neve, ecco qualche scenario che lascia senza fiato.